Ciao, sono Leonardo Raso, agente immobiliare professionista da oltre 20 anni e mi occupo di vendita e locazioni di immobili residenziali e commerciali a Roma e provincia. In questo video ti spiego la differenza in una compravendita tra i concetti di acconto, caparra penitenziale e caparra confirmatoria. Sono concetti che entrano, diciamo, in campo quando siamo arrivati nella fase dello scambio di denaro tra l'acquirente e il venditore, nel senso l'acquirente vuole comprare l'immobile del proprietario e deve quindi dare una prima cifra al proprietario per prendere appunto un impegno formale che non sia soltanto l'impegno di dire ok, compro, ci vediamo fra 2 mesi o fra 6 mesi dal notaio. Ecco, bisogna prestare molta attenzione a queste tre fattispecie giuridiche perché hanno significati ma anche sviluppi diversi nel proseguo della compravendita. Allora, l'acconto è una somma di denaro che viene dato praticamente da parte dell'acquirente nelle mani del venditore tramite assegno bancario o postale o assegno circolare o tramite bonifico, ed è praticamente una quota del prezzo che viene pagata prima, però diciamo l'acconto è proprio tra i vari tipi di pagamenti iniziali è quello più pericoloso per il proprietario, perché in realtà laddove l'acquirente si dovesse rivelare inadempiente, per esempio ci ripensasse oppure non volesse più comprare perché ha cambiato idea o perché si rende conto che non è più in grado di comprare come aveva promesso di fare, ecco, con l'acconto può semplicemente comunicare al proprietario di aver cambiato idea o di non poter più comprare e quindi pretendere la restituzione di questa parte iniziale del prezzo che aveva versato senza ulteriori, diciamo, conseguenze per l'acquirente stesso. Invece la prassi si è orientata per che l'acquirente di solito versi una cifra iniziale al venditore a titolo di caparra confirmatoria. Questo è l'istituto giuridico maggiormente utilizzato nelle compravendite, nella fase iniziale delle compravendite, e appunto questo concetto serve perché si possano tutelare entrambe le parti, nel senso che il codice civile prevede che una somma che viene data da un acquirente al venditore di un immobile a titolo di caparra confirmatoria sia praticamente già quell'importo prestabilito dalle parti per l'eventuale inadempimento. Però c'è da far presente un aspetto importante, cioè il concetto della caparra confirmatoria prevede che se viene data una certa somma di denaro, diciamo una cifra a caso, 50.000 euro da parte dell'acquirente al venditore, ed è l'acquirente a essere inadempiente nei confronti del proprietario, il proprietario può a quel punto incamerare la caparra, ossia dire io mi ritengo soddisfatto a fronte del tuo inadempimento con questa cifra, perché rimango libero di vendere il mio mobile a un terzo, salvo il maggior danno, ossia salvo che però tu non mi hai procurato un danno maggiore per il quale poi magari mi dovrò rivolgere a un giudice per appunto il risarcimento di questo maggior danno. Allo stesso modo il codice civile prevede che la caparra confirmatoria versata da un acquirente al venditore, laddove fosse il venditore a essere inadempiente, e quindi ritornando all'esempio di prima, un venditore che ha incassato la caparra confirmatoria di 50.000 euro, nel caso di inadempimento del venditore, cioè per esempio il venditore non è in grado di far perfezionare la vendita perché magari ha dei problemi urbanistici sull'immobile, ecco, in quel caso
non siamo di fronte alla fattispecie che prevede che i 50.000 euro che erano dell'acquirente gli vengano semplicemente restituiti e arrivederci e grazie, ma il venditore è obbligato per legge a dare il doppio dell'importo ricevuto a titolo di caparra confirmatoria. Quindi se ha ricevuto 50.000 euro, nell'esempio che stiamo facendo, dovrà darne 100.000 all'acquirente. Un'altra invece tipologia di caparra è la caparra penitenziale. Questa è una caparra che non segue le dinamiche degli importi che vengono versati da parte dell'acquirente al venditore, ma è una cifra differente. Quindi, per rimanere nell'esempio di prima, se un acquirente ha versato al venditore un importo di 50.000 euro, ma si stabilisce che c'è una caparra penitenziale, le parti possono stabilire che nel caso di inadempimento di una delle due parti, la caparra penitenziale è di un importo differente da quello versato dall'acquirente. Quindi potrebbe essere ad esempio 20.000. Quindi le parti stabiliscono che qualora ci fosse l'inadempimento dell'acquirente che ha già versato 50.000, il venditore può ovviamente trattenere solo 20.000 e dovrà restituirne 30.000. Allo stesso modo, se l'inadempimento fosse invece del venditore, che aveva ricevuto nel frattempo 50.000, lui non dovrà dare il doppio della caparra come nel caso della caparra confirmatoria, ma dovrà dare i 50.000 euro iniziali, che erano sempre dell'acquirente, più la penale di 20.000 euro. Con il quale, appunto, con tale penale l'acquirente viene risarcito dal danno che ha subito a causa dell'inadempimento del proprietario. Dal momento che la materia è molto molto complessa, consigliamo sempre, soprattutto a quei proprietari che vogliono far da soli, magari con l'illusione di risparmiare una provvigione di un'agenzia, di rivolgersi quantomeno a un avvocato o a un notaio di propria fiducia, che li possano aiutare nel definire al meglio la disciplina degli accordi contrattuali. È ovvio che un agente immobiliare esperto può aiutare a disciplinare questi accordi e, oltre a quello, può seguire tutta la parte della promozione commerciale, partendo soprattutto da una corretta valutazione. Il consiglio è quello sicuramente di non far da soli, perché i tribunali sono pieni di cause di privati che vanno a comprare in cartoleria i contratti prestampati, dove compilano appunto i campi lasciati in bianco con la penna, e poi al momento di stabilire se caparra confirmatoria a conto o caparra penitenziale fanno dei mix incredibili e rischiano appunto poi di dover pagare in maniera molto salata la loro poca conoscenza della materia. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere un clic sulla campanella per rimanere aggiornato su altri video, metti anche un mi piace e gentilmente iscriviti anche al nostro canale YouTube. Da Leonardo Raso è tutto per oggi, buona vendita e attenzione alle caparre.